Buonasera cari amici turisti telespettatori, siamo qui per illustrarvi la tipologia del camping sulle rive del Garda, il tipico camping. Partiamo dall'ingresso che si trova adiacente alla vietta vaghistica, entrando col vostro veicolo oppure mezzo oppure coi vostri piedi, trovate la zona reception dove graziose, scintillanti, sorridenti e qualche volta un po' scazzate receptioniste vi accoglieranno nelle svariate lingue del nord Europa. Potete parlare un po' tedesco, un po' italiano, un po' meno italiano che tedesco. Vi faranno l'ingresso, vi consegneranno le vostre chiavi e saranno pronte a farvi entrare in questo fantastico mondo. Proseguendo sulla stradina, dopo aver fatto l'ingresso, troverete una barriera quasi insormontabile. Se non vi siete ancora registrati, potreste attendere dai 15 ai 20 minuti finché la barriera si aprirà. E con un po' di attesa vi farà entrare nel nostro camping. Superata la zona barriera insormontabile, mi sono dimenticato di dirvi che intorno cosa trovate? Cosa trovate intorno al camping? Beh, il camping è posizionato in una zona strategica. Si trova soprattutto in mezzo a due zone turistiche molto importanti. Sul lato sinistro, proseguendo lungo la strada laghistica, potrete trovare la zona delle terme del Buon Catullo, zona storica importante dove trovate resti tardo antico romano grechi e una vista laghistica sotto le finestrone veramente interessante, oltre alle terme per bagnare le vostre chiappe. Sulla parte sinistra potrete incontrare invece, dalla parte opposta, la famosa storica Baia delle Sirene, immersa tra la Zizza, la città di La Zizza, e la parte superiore verso Riva del Garda, insomma sul Cucuzzolo. Detto un po' di cosa potete trovare intorno, vi consiglio la visita alla Zizza. Torniamo nel nostro camping, e nel nostro camping, proseguendo, a seconda della tipologia del vostro portafoglio, potreste aver scelto una delle casette di cui vi vado seguendo raccontando. La casetta principale, quella insomma per la gente coi soldi, si trova immediatamente sulla destra in un villaggio molto arboristico, diciamo, con prati, vaste praterie dove potete portare i vostri animali, sentieri tubercolosi che vanno svicolando a destra e a sinistra intorno all'ampia dimora costruita con scalette adiacenti che si soffermano su un patio abbastanza lungo che può contenere un'intera famiglia. Potrete trovare un ingresso ampiamente finestroso, lunghi soggiorni, camere accoglienti, profumate di erba laghettosa, appositamente puliti da mutombi la mattina precedente. Mentre per coloro che hanno i soldi c'è questo villaggio assolutamente imperdibile, beh, per voi che ne avete un po' di meno, potreste trovarvi alle spalle, proprio per farvi vedere la differenza, subito dietro a queste lussuose, diciamo così, abitazioni, troverete le baracche destinate a voi, insomma, che avete scelto questa villeggiatura un po' arcaica, diciamo. Quindi, andando nella vostra zona baraccosa, che la noterete subito perché casette un po' dinoccolate, entrerete in questo sentiero stretto con cespugli, diciamo, scomodi alla vista. Dovete superare degli arbusti, dovete superare i rovi e gli arbusti, farvi strada nella tundra e troverete la vostra casetta con una chiave un po' sminchiata. Potrete entrare, aprire la vostra porta basculante e entrare in questa dimora abbastanza, come posso descrivervela, una dimora soffocante dove gli ambienti a malapena riuscite a entrarvi con le chiappe dalla porta, sconsiglio per il sovrappeso tra l'altro, e potrete entrare, insomma,
fare qualche passo, trovando insomma le vostre finestre basculanti, il vostro lavello appena accennato, un vostro cesso che perde a giorni alterni, il vostro letto raso terra e delle finestre appositamente coperte con le vostre coperte per evitare il filtro della luce, insomma, manco le tende ci stanno. Oltre che però una funzionante, bisogna dirlo, aria condizionata e un televisore che appena acceso vi proporrà come un mantra il video del vostro campeggio. Beh, che dire, insomma, vi consiglio ovviamente questa ubicazione. Seguendo nel nostro camping, una volta abbandonato il vostro, diciamo, soggiorno baracchistico, potrete andare avanti e scoprire la nostra zona piscina, relax, restaurant, pub, public e troverete insomma una pozza alta dallo 0,5 all'1 cm per i vostri bambini, con uno scivolo alto dai 30 cm per i tuffi emozionanti dei vostri pargoletti. E successivamente trovate la piscina per voi adulti, costeggiata da una buona zona ombrelloni e un prato sempre per i poveri baraccosi che non volessero pagare il pedaggio dell'ombrellone. Potrete fare delle nuotate nella vostra piscina, sorvegliati dai nostri intrepidi bagnini. Successivamente, abbandonando la zona piscina restaurant, pasta restaurant, andando sotto, seguendo un sentiero abbastanza impervio, potreste trovarvi nella zona laghetto. La zona laghetto, che non è privata, si ben intende, è costeggiata solitamente da papere in abbronzatura. Troverete queste creature di lago che prendono il sole a fianco alle vostre chiappe, molto divertente come esperienza, potrete dargli da mangiare, loro se ne vanno. Detto ciò, insomma, il camping, abbiamo un po' descritto. Caro turista, le auguro un buon soggiorno.